Ecco qua, probabilmente questo sarà l'ultimo video del corso e quindi è anche un pochino dedicato a spiegarvi un po' come sono arrivato a queste conclusioni e perché vi sto dicendo questo. Allora, come voi sapete, io mi chiamo Maurizio Fedeli. Compierò 62 anni a settembre, fra poco, il 12 settembre. Io mi sono interessato di questi temi durante tutta la vita, ho studiato molto per capire tutte queste cose. E non è che queste cose mi sono state trasmesse attraverso canalizzazioni o cose simili, no? Non è così. In pratica io ho capito che la mia mente funziona in un modo un po' particolare. Faccio un esempio. Se tu mi dici, Maurizio, metti in ordine alfabetica queste cose, io non ci riesco con molta facilità, lo confesso, per me rimane difficile fare questo tipo di attività che per molti è facilissima, capito? Non è che non ci riesco, poi alla fine ci riesco, ma mi rimane difficile. Mentre se a me mi si dice, ah, questo è un problema difficilissimo, già quando andavo a scuola, al liceo, anche all'università, mi è capitato varie volte che il professore diceva, ah, chi risolve questo problema gli do il voto massimo. E proprio di media e io andavo lì, zazza, zazza, io risolvevo e poi il professore si incavolava perché diceva, ecco, tu la risposta già la sapevi. No, la risposta già non lo sapevo. Io quando c'è uno di questi problemi difficili, non so il motivo esatto, non lo so, ma il mio cervello si mette in movimento, si mette in moto e riesce a capire queste cose. Ad esempio, già all'università, quando c'era una lezione di matematica, qualcosa di complicato, che alla fine della lezione la gente si guardava così, come per dire, ma che ha detto? Allora i miei compagni venivano da me e mi dicevano, Maurizio, ma che ha spiegato? Io in 30 secondi, un minuto, gli dicevo, ha spiegato questo, 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 e questi mi dicevano, cavolo, ma allora scusa, ma perché non insegni tu? Capito? Quindi, diciamo, questa facilità in alcune cose che io ho e questa difficoltà in altre cose che io ho è una cosa un po' strana, io lo ammetto che è una cosa un po' strana, però non si tratta di canalizzazione. Io mi offendo quando qualcuno dice no, perché tu hai canalizzato, io non ho canalizzato niente, perché c'è tutta una logica rigorosa nelle cose che dico io, non è che mi hanno detto, io so queste cose. La mia mente si funziona un po', ve lo spiego perché sennò dite, ma come fai a sapere queste cose? E torniamo sempre sul solito discorso, quali sono le fonti, chi te l'ha detto e così via. Allora, io queste cose le ho capite da solo. La mia mente funziona come una spugna, assimila tutto, elabora e poi a un certo momento mi viene questa chiarezza. Mi può venire quando sono sveglio, mi può venire nel dormiveglia, molto spesso nel dormiveglia mi sono venute in mente delle risposte e addirittura nei sogni ho sognato delle cose che mi sono venute in mente le risposte. Quindi la mia mente rimane accesa e lavora in background, come si può dire, in sottofondo su questi temi, sempre, sempre. È un po' come, e non dico che sia il mio caso, però voi sapete che esistono delle persone chiamate savant, no? Che riescono a fare cose straordinarie, praticamente impossibili per la maggior parte delle persone, perché hanno una mente un pochino differente, un pochino diversa. E per questi savant alcune cose rimangono difficili, cose che per la maggior parte delle persone sono facilissime, per loro rimangono difficili. Mentre altre cose che per le persone sono difficili, per loro rimangono facilissime. Capito?
Dal bambino che tocca il pianoforte in maniera straordinaria, che ha sentito le musiche poche volte, magari una volta sola te la rifà al pianoforte, è un caso tipico del savant. Oppure questi che ti fanno tutti questi calcoli a mente, che uno dice: ma come, ma io neanche col computer riesco a fare questi calcoli, perché mi metto lì, non so neanche come impostare queste equazioni nel computer, e così me lo fa a mente così. Quindi io ho capito che la mia mente funziona un po' così. Io no, non è che ho ricevuto queste informazioni in regalo o canalizzato, no, questa è la mia mente che ha elaborato una quantità di informazioni e ha ottenuto questa risposta. Infatti c'è tutta una sequenza logica che io vi spiego, ci vuole solo un po' di pazienza per ascoltare, principalmente ascoltare e mettere insieme questi dettagli che poi compongono una visione completa dell'argomento, una visione che ha una logica che si sostiene da sé. Vi faccio un esempio. Io e il mio cane stiamo da soli a casa, non c'è nessuno, solo io e il mio cane, non c'è nessuno. Porte sono chiuse, tutto, nessuno. Io mi stavo preparando una bistecchina, per dire, esempio, e a un certo momento io vado un attimo al bagno, quando ritorno la bistecchina non c'è più. Che sarà successo? Che sarà successo? Il cane si è mangiato la bistecchina, che poi che è successo? Dice: dove sono le prove? Dove sono i problemi? La logica in sé, metti insieme i dati, fai 2 più 2, la logica è quella. Capisci? Dice: ah no, ma io voglio le prove. Che prova ti posso dare? La foto del cane che si mangia la bistecchina? Dice: ah no, no, non l'accetterei. Perché? Perché oggigiorno si possono fare col Photoshop, puoi fare qualunque foto che. A prova quale accetteresti? Che io ho visto il cane che si è mangiato bistecchina? No, ma certo che no. Come sarebbe? Se ti dico che. No, perché tu potresti aver avuto l'impressione che si è mangiata la bistecchina. Sì, magari tu ci credi, l'hai visto, ma poi magari non è così, capito? Puoi aver avuto, diciamo, un'allucinazione, quindi non è una prova neanche questa. Allora uno gli dice: scusa, ma allora che cosa accetteresti per prova? Niente. Niente, perché se il suo scopo è negare qualunque cosa che tu dici, qualunque cosa, perché gli conviene negarla, non so per quali motivi, ci avrà i suoi motivi, ma tu gli puoi portare qualunque prova che ti dirà che non è una prova. Ma la prova, te lo dico io dove la trovi, nel tuo ragionamento. Quando tu hai a disposizione tutti i dati, tu stesso arrivi alla conclusione, come io ho fatto l'esempio che è sparita la bistecchina, perché se l'è mangiata il cane. Capito? Tu stesso hai in te la possibilità di avere la prova. Questo si chiama buonsenso. Capito? Si chiama ragionare. Buonsenso. Questa cosa che hanno cercato di farci dimenticare che esiste. Capito? Ragionare, buonsenso, una tua esperienza tua personale. Io infatti non vi chiedo mai di credere in me, io vi chiedo soltanto di riflettere sulle cose che dico io. Innanzitutto di conoscere tutti i pezzetti delle cose che dico io, perché se vi mancano dei pezzi, il ragionamento non è completo. Quindi non potreste arrivare a una conclusione. Così come del discorso del cane che si è mangiato la bistecca, se a un certo momento ti dico no, ma c'era la porta aperta, e allora potrebbe essere stato qualcuno che è entrato e si è portato via la bistecca. Invece no, ci vogliono tutti i pezzi, le porte erano chiuse. Capito?
Allora, fidatevi dei vostri ragionamenti, però ragionate, 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 fidatevi dei vostri ragionamenti, non vi fidate di nessuno, neanche di me. Non dovete credere neanche a me, dovete credere a voi stessi. Però raccogliete le informazioni e io ve le do, quindi le potete raccogliere, ma siete voi e soltanto voi a ragionarci sopra. Ed è lì che voi avrete le prove. Perché voi avete la facoltà di ragionare. Ormai vi hanno dato la sfiducia, nel senso che nessuno ha neanche più fiducia nei propri ragionamenti. No, abbiate fiducia nei vostri ragionamenti, credete in voi stessi, credete nella vostra capacità di ragionare e di capire. Lì troverete tutte le risposte, quelle importanti, le più importanti.